Nel video di oggi vi voglio presentare la mia collezione di borse grandi. Perché siamo onesti, ognuna di noi prima o poi ha bisogno di una borsa grande che sia molto ma molto capiente. È uguale se la usate per il tempo libero o anche per andare a lavorare. E per quello vi voglio mostrare le borse che possiedo io, che sono veramente molto capienti, che non uso solo per il tempo libero ma che le trovo anche ideali per andare al lavoro. Nel video di oggi le borse che vi mostrerò non sono solo borse di high luxury brand, ma sono anche di brand, diciamo, che sono famosi, ma di prezzo di fascia media. Per quello è un video un po' mischiato con diversi brand. E direi che incominciamo subito con il primissimo brand, visto che sono diverse borse che io voglio mostrare, e la primissima borsa è di Celine. Questa qua è la Luggage Phantom Bag, io la trovo veramente fantastica e l'ho comprata diversi anni fa di seconda mano e si vede che è molto usata. Era già molto usata quando l'ho acquistata io, ma aveva un prezzo stracciato. In ogni caso questa qua la uso per andare al lavoro, la uso anche per il tempo libero e veramente è fantastica perché qua ci sta dentro anche il portatile. Come potete vedere c'è qua un taschino con la cerniera e all'interno abbiamo ancora una tasca con la cerniera. Purtroppo quel taschino lì è veramente molto ma molto piccolo e il resto della borsa non possiede tasche. Come potete vedere, diciamo, è un pochettino un buco nero ma fantastico per appunto metterci dentro un sacco di roba. Naturalmente anche più difficile a ritrovare tutto, per quello io qui lavoro tantissimo con delle pochette così che posso trovare più in fretta le cose. L'unico svantaggio forse di questa borsa sono i manici, perché come potete vedere questi manici hanno una certa lunghezza che però non è abbastanza lunga per metterli sopra le spalle e per quello bisogna tenerla in mano e purtroppo, come potete anche vedere, non esiste la possibilità per una tracolla. E sono onesta, quando si hanno delle borse così grandi dove ci si mette dentro quasi il mondo, diciamo, è anche utile avere dei manici da mettere sopra le spalle o almeno una tracolla, perché se no tenerla tutto il tempo in mano è veramente super pesante. Però comunque la trovo una borsa molto ma molto bella e per quello volevo farvela vedere, perché questa qua non è solo ideale per il tempo libero ma anche per il lavoro. Visto che abbiamo incominciato con la C, direi continuiamo con una marca che anche lei ha la C e qui siamo da Chanel. Questa borsa qui adesso l'avete vista in tantissimi video, esiste anche l'unboxing video e in ogni caso questa qui è ideale per un sacco di cose, veramente. La uso per andare a fare shopping, la uso di per sé tantissimo per il tempo libero e naturalmente anche per andare a lavorare. Anche qua ci sta dentro il portatile, per quello super comodo anche per il lavoro e come potete vedere abbiamo i manici corti, però qui dentro si nascondono anche quelli lunghi e questi qua si possono mettere sopra le spalle. Per quello quando è piena questa borsa qua io la porto sempre con i manici lunghi perché ovvio è molto più gradevole da portare. Poi anche ideale è che come potete vedere qua c'è questo pezzo in pelle e solo qua c'è la catenella. Vuol dire che il pezzo in pelle è quello che proprio avete sulle spalle, così che la catenella non vi taglia se per caso avete su una maglietta a manica corta come ce l'ho io o anche una a spalline. E per quello la trovo veramente ideale. Poi la chiusura è facilissima, ha qui un bottoncino a calamita e poi l'interno super capiente come potete vedere e viene anche con una piccola pochette. La piccola pochette la si può anche togliere volendo. In ogni caso veramente super capiente, avete anche lo spazio per mettere dentro o per affrancare la bottiglia per chi vuole, perché io porto sempre con me una borraccia con dentro dell'acqua fresca d'estate o anche del tè freddo, in ogni caso quello che avete voglia, e per quello questa qua soprattutto per il lavoro ve la posso consigliare. Un'altra borsa che uso anche tantissimo, però diciamo meno per il tempo libero, piuttosto per andare al lavoro o per viaggiare,
è la mia Opportunity Bag di Furla. Questa qua la trovo fantastica, la uso diciamo soprattutto per viaggiare, perché ci posso mettere dentro il mio libro che voglio leggere, le riviste, il portatile, varia roba, e questa qua è proprio ideale. Per il lavoro è anche diciamo una borsa ideale, però ve la consiglio meno, perché purtroppo anche lei non ha la possibilità della tracollo. Diciamo, no, la possibilità ce l'ha, devo essere onesta, la possibilità esiste, però ho un pochettino paura che non sia pensato per la tracolla, però non è compresa. Allora, bisognerebbe acquistarne una e provare, però sono onesta, ho un po' paura che non sono pensati questi gancetti qua in pelle per metterci là una tracolla. Per quello questa qua è comoda quando si viaggia in macchina, perché naturalmente si prende in mano, si porta in camera e poi dopo la borsa la si lascia lì, perché quando ci si mette dentro il mondo è super pesante. Anche per il tempo libero la uso meno, visto che appunto si può facilmente rubare quello che c'è dentro, però come borsa per il lavoro l'ho anche già usata e sono molto contenta, perché come potete vedere qui c'è anche una bella tasca grande con la cerniera e lì per esempio ci si può mettere dentro il borsellino, le chiavi di casa, le chiavi della macchina o dello scooter, quello che poi si vuole. In ogni caso, questa qua, proprio per viaggiare e lavorare, è super ideale e come vedete anche molto capiente. A me questa borsa qui piace un sacco, il color blu mi piace tantissimo, esiste anche in tanti altri colori e per chi non è un grande fan di Furla e anche disposto a spendere un pochettino di più, sapete che naturalmente, di sicuro sapete che esiste la Book Tote Bag di Dior che le assomiglia un sacco. E anche quella lì è magnifica, esiste in varie grandezze, varianti e perfino adesso con la tracolla. Direi restiamo sulle borse di fascia media e la prossima borsa che io voglio mostrare, o le prossime due borse, sono della marca Longchamp. Questa qua è la borsa Le Pliage, anche qua esistono diversi colori, diverse grandezze, non solo della capienza della borsa ma anche con diverse lunghezze per i manici. Io adesso vi faccio vedere una delle tante che possiedo ed è questa qua e veramente la trovo fantastica. Questa qua l'ho anche già usata per andare al lavoro, ne ho anche una in pelle che uso tantissimo soprattutto per andare a lavorare, vi lascio anche qui sopra il video del What's in my bag, e in ogni caso questa qua è super. Questa qua anche me la porto presso spesso quando vado a fare shopping, allora ho un'altra borsetta, ho un'altra borsa e all'interno ci metto questa qua, così che quando vado a fare la spesa e poi acquisto qualcosa, la spesa o i miei acquisti li posso mettere dentro questa borsa, perché veramente è super. Anche il materiale nylon è fantastico per quando piove, però naturalmente anche per andare al lavoro una borsa super comoda. Però appunto io la uso anche tantissimo per il tempo libero, come anche la prossima borsa che uso soprattutto per il tempo libero e non per andare a lavorare. Questa qua adesso la vedo meno come borsa ideale per il lavoro, ma proprio piuttosto come borsa per viaggiare o per il tempo libero, perché anche qua abbiamo una borsa super capiente. Come vedete qua c'è un taschino laterale, adesso un pochettino schiacciato, perché il vantaggio delle borse Longchamp è che si possono mettere via piegate, così che usano meno posto, e così adesso vedete il taschino. Anche qui sotto vi posso fare vedere come è larga o come si allarga la borsa quando ci si mette dentro un sacco di roba. Spero che potete vederlo bene, e quello che mi piace tantissimo è che la borsa ha la tracolla regolabile, come potete vedere, e anche una tasca, o diciamo la borsa di per sé, si lascia chiudere con una cerniera. L'interno, anche lui, super capiente, è un po' difficile farvelo vedere perché appunto non ha tanto una forma questa borsa, e poi come potete vedere qua abbiamo un tascone, spero che lo vedete qua, ancora con la cerniera. Per quello anche questa borsa qua super per andare a fare shopping, e anche una borsa che mi piace un sacco portare quando vado ai mercati, perché ci sta dentro veramente il mondo e comunque non dà troppo nell'occhio questo tipo di borsa, ed è fantastica da portare soprattutto anche perché vuota e leggerissima.
Le prossime borse invece che vi voglio mostrare sono di diversi brand, ma dal modello veramente si assomigliano un sacco. E visto che si assomigliano così tanto, direi ve le faccio vedere in base al prezzo delle borse. Direi incominciamo con quella che costa di meno e poi passiamo a quelle più care. E la primissima che vi voglio mostrare è questa qua della Maison Moulin Rouge. La marca Maison Moulin Rouge ve l'ho già fatta vedere un paio di volte nei miei video, è una marca svizzera che fanno appunto anche loro delle borse con questo materiale canvas e le trovo veramente fantastiche. Sono borse diciamo di prezzo fascia media, per esempio questa qua nuova costa 500 o 600 franchi, non mi ricordo più esattamente, e ci sono un sacco di borse. Questa qua mi ricorda tantissimo la Neverfull di Louis Vuitton e veramente la trovo magnifica. Come potete vedere anche lei i manici lunghi che si possono mettere sopra le spalle e poi all'interno, ve la faccio vedere, è super capiente anche lei. Non ha una tasca come la conosciamo dalla Neverfull, però abbiamo di nuovo questa pochettina qua che anche lei la si può togliere. Veramente fantastica, soprattutto per le cose di valore. Questa borsa qua la trovo ideale per ogni occasione, allora è uguale se la usate per il tempo libero, per andare a fare shopping, per incontrarvi con una qualche amica, se la usate per viaggiare o anche per andare al lavoro. Io l'ho già usata appunto per tutte queste occasioni e l'ho sempre trovata super, perché sembra piccola, però veramente ci sta anche qua il mondo. E con la pochettina la trovo super comoda perché per esempio anche al lavoro se ci metto dentro diciamo la bottiglia, il portatile, un giacchettino, un sciarpino, un libro da leggere così, quando poi la lascio al posto di lavoro perché vado a mangiare in mensa, tolgo solo la pochettina così che porto con me le cose di valore e il resto lo lascio al posto e non mi devo portare dietro questa borsa super enorme. Per quello questa borsa qua la strano, la trovo ideale e anche il colore trovo che sia un colore che si lasci abbinare con un sacco di outfit. Ovviamente anche qua esistono tanti altri colori. La prossima borsa che la assomiglia, che è un pochettino più cara, ossia diciamo sui 1000 franchi, è questa borsa qua di MCM. Questa qua anche lei la stramo, soprattutto per andare al lavoro. Per il tempo libero la uso, devo essere onesta, meno, anche per viaggiare. Non so il perché, perché in fondo per viaggiare anche lei è fantastica. Vi faccio vedere l'interno, forse diciamo ho capito perché non la uso tanto per viaggiare. Eccoci qua, abbiamo la chiusura a calamita, poi qua c'è una tasca senza la cerniera, però molto piccolo, un taschino. E se no è vuota, allora non ha altre tasche. E questa qua appunto è un po' difficile a organizzarla, diciamo per quando si viaggia. Ovviamente ci si possono mettere dentro un sacco di pochette, però è troppo facile per rubare le cose che ci sono all'interno. Per quello questa qua, sono onesta, per ora l'ho sempre solo usata per andare al lavoro, perché come vedete anche lei è super capiente. Poi ha una pelle super morbida e la marca MCM è una marca che fa borse di veramente ottima qualità, non so se la conoscete. In ogni caso questa qua per andare a lavorare con questo marrone, diciamo, cognac o cammello, come si vuole poi chiamare, la trovo veramente super. E l'ultima borsa che assomiglia tantissimo a questa qua, che l'ho già menzionata prima quando vi ho fatto vedere il modello della Maison Moulin Rouge, naturalmente è quella di Louis Vuitton, ossia la famosissima Neverfull. Come sapete io ne possiedo diverse, allora tre per l'esattezza, e ho due volte la grandezza MM e una volta la grandezza GM. La grandezza che vi sto facendo vedere adesso è la grandezza più grande, ossia la GM. Ho deciso di farvi solo vedere questa qua perché le altre le conoscete già tantissimo e poi visto che si tratta della collezione di borse grande e questa qua è più grande delle altre, ho pensato vi mostro questa. In ogni caso se vi interessa sapere cosa ci sta tutto in una Neverfull grandezza MM, vi lascio qui sopra il What's in my bag. In ogni caso questa qui è fantastica ed è una anche delle mie preferite per andare al lavoro, perché questo materiale canvas veramente è fantastico anche quando piove
E qua la pelle, sono onesta, non è che si macchi un sacco quando piove. Allora, come potete vedere, la mia ha un pochettino di macchie, ma siamo onesti, praticamente niente. E questa qua la uso tantissimo anche quando piove. Proprio ve la posso consigliare, sembra anche non molto, diciamo, robusta con dentro un sacco di peso, visto che i manici sono molto ma molto sottili, però vi posso togliere questa paura, perché io adesso questa qua la uso già da anni con il mio portatile, la borraccia, tante altre cose che ci metto dentro, allora diventa super pesante questa borsa e come vedete i manici tengono ancora benissimo. Ve la posso solo consigliare perché io sono proprio super contenta. Vi faccio ancora veloce vedere l'interno per chi non lo conosce. Abbiamo qui una tasca grande con la cerniera, super per le cose di valore e se no super capiente per metterci dentro tutto quello che si vuole. Per quello, questa qua veramente è tra le mie preferite per borse, lavoro, tempo libero e anche viaggiare. E per finire ancora un'ultima borsa che vi voglio mostrare, che è da un po' che non vi faccio neanche più vedere, ed è la mia borsa Prada, questa qua. Guardate, questa qua è una meraviglia, a me piace un sacco, l'unico svantaggio che ha è che è super pesante quando è vuota. Come potete vedere ha i manici corti, però ha una tracolla che si può anche regolare. La tracolla adesso l'ho nascosta qua in questo taschino, che è veramente ideale per metterla via. Se no, come potete vedere, c'è una tasca grande qua all'interno, ha una chiusura a calamita e poi qua abbiamo ancora una tasca con la cerniera per mettere dentro le cose di valore. Come potete allora vedere, veramente anche lei è super capiente. Questa qua, sono onesta, per il tempo libero non la uso praticamente perché è troppo pesante per stare in giro tutto un giorno, però per andare al lavoro la trovo idealissima, perché veramente è una pelle super morbida, anche molto resistente come pelle, perché come potete vedere gli angoli non sono usati, sono ancora bellissimi. E poi trovo che faccia un bel effetto e comunque non sia troppo, diciamo, non dà troppo nell'occhio come borsa, perché se per esempio non voglio mostrare il logo, la giro e così non lo vede nessuno e non si riconosce neanche dalla forma, almeno chi non lo sa, non lo sa e chi lo sa, lo sa. Per quello questa qua, anche lei è una super borsa, soprattutto per il lavoro. Ecco che questa era la mia collezione di borse grandi, fatemi sapere qual è la vostra borsa preferita di borse grandi che avete nella vostra collezione e se no, come sempre, vi lascio qui ancora dei video da guardare se avete ancora voglia. Anche come sempre vi prego di iscrivervi al mio canale per chi non è ancora iscritto, perché mi farebbe molto ma molto piacere. E se no, un abbraccio e alla prossima, ciao!